Ciao a tutti, sono Ilaria e sono single da 25 anni quasi. Per questo San Valentino volevo fare un video diverso dal solito, quindi ho preso una delle mie peculiarità più grandi, nonché un mio grande vanto in qualche modo, e voglio un attimo trasformarlo, twistarlo, perché purtroppo siamo abituati che nella nostra società di oggi, se sei sola, vali di meno, se sei sola hai qualche problema. Non può essere semplicemente che una persona è sola perché vuole esserlo, vuole raggiungere degli obiettivi nella vita, vuole stare serena e tranquilla e ha raggiunto il suo essere. E quindi oggi vi porto con me in questo mio date solitario. Prima però ci tengo a dire che ovviamente nel caso contrario al mio, se avete trovato la vostra persona, se state bene con qualcuno e soprattutto vi tratta nel modo giusto, sono contenta per voi. Questo è un video diciamo un po' più mirato a tutte quelle persone che hanno paura di fare le cose da sole o da soli, che si sentono un po' in difetto e non avere nessuno che le faccia insieme a loro. Come sapete io ho una vita che cerco di insegnarvi queste cose, le ho sempre fatte. Io ho viaggiato da sola, mangiato da sola, sono andata ai concerti da sola, ho fatto la spesa da sola, sono andata al mare da sola, sono andata al cinema da sola e potrei continuare tantissime altre cose. Quindi spero con questo video di aprire un attimo la mente a tante di quelle persone che magari ancora non riescono a fare questo piccolo step. Tutte le volte che mi avete scritto poi di ritorno, diciamo, quando vi parlo di questo argomento, ho notato come tantissimi si precludono questa esperienza e si frenano semplicemente per un pensiero altrui, cosa di cui non dovrebbe assolutamente importarci perché noi siamo le persone più importanti della nostra vita. E questo ve lo ripeto e ve lo ripeterò sempre. Quindi cosa andiamo a fare oggi? Ci portiamo ad un date. Di solito preferisco andare pomeriggio, soprattutto al cinema dove appunto stiamo andando adesso. Però in questo caso il film che volevo vedere c'era solo a quest'orario, quindi insomma ce lo facciamo andare bene. Inizialmente volevo andare con Titanic, cioè proprio letteralmente devastata. Ma c'è solo la versione 3D, quindi non mi avrai 3D, lo odio, mi dispiace. Seconda opzione, ragazzi, ci è toccato, mamma l'incuore, andare a vedere Magic Mike, l'ultimo ballo o una cosa del genere. Comunque l'ultimo capitolo dovrebbe essere che una certa, insomma questo ci avrà quasi 50 anni, buono come il pane, però si vorrebbe anche lui magari un attimo discostare da questo personaggio che ci ha comunque dato grandi, grandissime, immense emozioni. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, ho già prenotato il mio biglietto da sola nel mio posto in alto dove nessuno può darmi fastidio, e quindi andiamo a viverci questa magnifica esperienza. Arrivato, parcheggiato, la macchinina rossa, sapete io ho fatto l'incidente di recente con la mia, quindi ogni volta devo stare a chiedere a mia nonna, puoi prestarmela, non puoi prestarmela, quella è l'unica cosa su cui non ho l'indipendenza attualmente. Tra l'altro sono uscita con i glitterini sul make up, oggi mi porto fuori proprio alla grande, e adesso sono arrivata ovviamente prima, quindi aspetterò un attimino qui fuori, mi godrò questa bella arietta. Tra l'altro non vi ho fatto vedere il mio outfit tutto nero, ormai queste scarpe non me le tolgo più. Bravo! Ovviamente sono tutte coppiette. Vedete che bella l'ultima fila? Il problema è che sono pure a dieta, quindi ho solo l'acqua con me. E ora godiamoci questo film. Tornata a casa, volevo concludere questo video che semplicemente mi sono sentita di fare. Non è stato programmato, è stato fatto molto di impulso da parte mia. Però ecco, vi volevo lasciare con questo screen che ho fatto prima, con scritto mood, I'm in love with me. Il mood dovrebbe essere sempre questo: essere innamorati di se stessi. Come vi ho già detto prima, non fatevi mai fermare dalla paura degli altri, cosa penserà questa persona, quest'altra. Primo, perché non li conoscete, cioè gran parte delle persone che incontriamo nella nostra vita le incontriamo e basta, sono di passaggio. La persona che invece svegliandovi ogni mattina vedrete allo specchio, siete e sarete per sempre voi, quindi è quella l'unica persona a cui dovete dare conto. Per le piccole cose come quella che ho fatto io oggi, come per quelle un po' più grandi e importanti, sono maturata tanto negli anni e ho assunto tanta sicurezza, e fare questo genere di attività, di esperienze, vi aiuta, vi forma tanto. L'essere umano ha bisogno di altre persone, ne sono consapevole ed è giustissimo, ma è giusto anche prendersi dei momenti per sé, per risettare la nostra mente. Magari iniziate dalle piccolissime cose, anche solo una passeggiata. So di molte persone che non riescono proprio neanche ad uscire e fare due passi da soli. Provateci, provateci, ripeto, piano piano. Magari non andrà la prima, non andrà la seconda, non andrà la terza, ma poi vi posso assicurare che prenderà il verso giusto. Quindi adesso mi riferisco a te in prima persona che stai guardando il video. Ricordatevi sempre di passare del tempo con voi stessi, amarvi. So che è difficile amarsi o apprezzarsi, e soprattutto è una cosa che richiede
tempo. Molto spesso io quando ero più piccola facevo tantissimi paragoni con le persone che mi circondavano. Le mie amiche le vedevo così spensierate, così sicure di loro. In realtà mi sono sempre accorta che queste sono le persone che invece hanno più problemi e sono più insicure di tutti. Quindi questo anche per dirvi, siate sempre gentili con il prossimo, perché non sapete mai cosa sta passando l'altra persona. E una parola buona è sempre meglio di una cattiva, ma è valida quando la dite con criterio e con il cuore. Quindi dopo tutte queste mie grandi perle di saggezza, spero appunto passerete questa giornata con la persona che amate di più. È la festa dell'amore, non la festa dei innamorati o dei fidanzati, quindi celebrate l'amore in tutte le sue forme, che sia appunto una persona, un'attività, una canzone, un ritratto, un disegno, un film, un cibo. Veramente possiamo spaziare all'infinito. Detto ciò, io adesso corro a montare subito questo video così lo potrete vedere appunto domani. È la prima volta dopo tutti questi anni di YouTube che faccio seriamente qualcosa per il giorno di San Valentino, mi sembra assurdo, ma ho cercato quest'anno di voler cogliere un'altra sfaccettatura di questa giornata. Poi ho belli, ricordatevi che comunque il 15 è San Faustino, cioè io me lo ricordo sempre, festa dei single, quindi insomma festeggiamo pure quella, una certa. Detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo molto 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 presto. Ciao!